Salve a tutti ragazzi, bentornati su The Science Lab. Oggi ci inoltreremo nel mondo degli esseri viventi più presenti sul pianeta, ovvero i batteri. Infatti i batteri sono presenti intorno a noi, sopra di noi e anche dentro di noi. E faremo un esperimento di microbiologia che consiste nel prelevare i batteri da vari oggetti come il nostro telefono, il computer, il pavimento e noi stessi, coltivarli semplicemente utilizzando del dado da cucina come terreno di coltura e andremo a quantificare effettivamente i batteri dove sono più presenti su queste superfici. Andiamo a vedere come si fa. Per cominciare ragazzi, cogliamo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. La gelatina ci servirà per far gelificare il nostro terreno. Dopodiché facciamo un brodo mettendo metà dado in 500 ml di acqua, poi aggiungiamo la gelatina e lasciamo raffreddare. Infine aggiungiamo il brodo all'interno delle nostre capsule Petri e mettiamo nel frigo per 2 o 3 ore, finché il terreno non sarà gelificato. Per iniziare la semina prendiamo un cotton fioc, lo bagniamo, utilizziamo il cotton fioc per prelevare i batteri da vari oggetti. Iniziamo con il telefono, preleviamo e poi seminiamo sul primo terreno, facendo dei movimenti a zig zag per distribuire i nostri batteri e far sì che le colonie crescano distanziate. Ripetiamo la stessa operazione per gli altri oggetti. Infine lasciamo il terreno a temperatura ambiente e i batteri cresceranno in un paio di giorni. Come possiamo vedere, dopo 2 giorni i nostri batteri sono cresciuti e hanno formato delle colonie, che sono questi cerchi di colore bianco sparsi sul terreno. Vediamo qualche curiosità. I batteri sono la forma di vita più presente sul pianeta. Hanno colonizzato l'aria, l'acqua e il suolo e sono in grado di vivere in ambienti estremi come vulcani e ghiacciai. Alcuni sono in grado di resistere a calore e disidratazione, trasformandosi in spore. Esistono circa 3.000 specie classificate e si pensa sia l'1% dei microbi realmente esistente. Solo un ristretto numero è in grado di causare patologie ad animali e piante. Sono presenti anche nel nostro organismo in quantità perfino superiore alle nostre cellule. Anche per l'esperimento di oggi ragazzi è tutto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete mi piace al video, condividetelo con i vostri amici e andate a leggere l'articolo correlato alla tematica di oggi. Ciao a tutti ragazzi!